nel mio canale YouTube dedicato alla matematica e alla fisica. E ti ricordo che con un semplice click sul link che trovi qui sotto in descrizione puoi iscriverti gratis a questo mio canale YouTube, e così sarai sempre aggiornato sui nuovi video di matematica e anche di fisica che arriveranno. Al termine del video potrai testare le tue conoscenze andando sul link al test interattivo che ho preparato per te sull'argomento di questa lezione. Il link lo trovi nella descrizione qui sotto. Bene, richiamo un po' di teoria che è fondamentale per affrontare gli esercizi e i problemi. Svolgo e commento 5 esercizi su un argomento molto interessante: i luoghi geometrici e la retta. Al termine di questo video ti sarà più chiaro che cos'è un luogo geometrico e come si determina la sua equazione. Innanzitutto diciamo che un luogo geometrico è un insieme di punti che obbediscono ad una certa legge o proprietà. Ad esempio, se ci allontaniamo per un attimo dal territorio della retta, possiamo dire che la circonferenza è un luogo geometrico particolare, perché è un insieme di punti del piano che hanno tutti quanti la stessa distanza da un punto, il centro della circonferenza. E questa distanza è il raggio, è la lunghezza del raggio della circonferenza stessa. Bene, adesso vediamo che cos'è un classico luogo geometrico che si incontra nel capitolo dedicato alla retta. L'asse di un segmento. Questo è il segmento e questo è il suo asse. L'asse di questo segmento è la retta perpendicolare al segmento passante per il punto medio di questo segmento. E inoltre si può vedere come l'insieme dei punti che hanno la stessa distanza dagli estremi A e B. Quindi se prendiamo questo punto sull'asse, la lunghezza di questo segmento è uguale alla lunghezza di questo segmento. Se prendiamo questo punto è distante da A quanto è distante da B. Dunque possiamo scrivere, preso un punto P qualunque sull'asse, il segmento PA è lungo quanto il segmento PB. Primo esercizio, siano A di coordinate 1, 2 e B di coordinate 5, 1, due punti, in particolare gli estremi di questo segmento. Vogliamo trovare l'equazione dell'asse di questo segmento. Ora, il generico punto del piano è P di coordinate XY. Ecco, possiamo partire dalla legge che deve essere rispettata da tutti i punti che formano l'asse del segmento in questione. Questa legge qual è? È che il punto P, che in particolare si trova sull'asse, potrebbe essere questo, potrebbe essere questo. Ecco, il punto generico che si trova sull'asse deve essere distante da A quanto è distante da B. Quindi scriviamo che PA, la lunghezza di PA, deve essere uguale alla lunghezza di PB. Ora, riscriviamo questa uguaglianza applicando la formula della distanza tra due punti. Qui abbiamo i due punti P ed A e qui abbiamo i due punti P e B. Le coordinate di P sono le coordinate generiche, perché è il punto generico, XY, le coordinate di A le abbiamo, 1, 2, e le coordinate di B, idem, 5, 1. Ecco, al posto di PA possiamo scrivere così, applicando la formula della distanza tra due punti, e al posto di PB possiamo scrivere in questo modo. Qui abbiamo la differenza delle ascisse dei punti P ed A, qui la differenza delle ordinate degli stessi punti, qui la differenza delle ascisse dei punti P e B, e qui la differenza delle loro ordinate. Ecco, proseguendo, possiamo scrivere, elevando al quadrato primo e secondo membro, possiamo scrivere così, facendo sparire i segni di radice. Ecco, ora svolgiamo i calcoli. Viene questa espressione per il primo membro, questa espressione per il secondo membro, e notiamo che questo x quadro va via con questo x quadro, quest'1 va via con quest'1, e questo y quadro va via con questo y quadro. E si ha questa scrittura. Abbiamo portato tutti i termini che erano rimasti al secondo membro, li abbiamo portati al primo membro, quindi hanno cambiato segno, più 25 è diventato meno 25, meno 10x più 10x, meno 2y è diventato più 2y. Ecco, sommando i termini simili, otteniamo, i termini simili sono quelli che hanno la stessa parte letterale, quindi sommeremo meno 2x a 10x, meno 4y a 2y, e poi 4 a meno 25. E si ottiene questa equazione, 8x meno 2y meno 21 uguale a 0, che è l'equazione di una retta. È l'equazione di questa retta speciale, che è appunto l'asse di questo segmento. Ecco, questa equazione si poteva trovare in un altro modo. In quale modo si poteva trovare? Ve lo lascio come esercizio. Intanto noi passiamo al nostro secondo quesito, questo video. Prima di continuare ti ricordo che puoi visitare il nostro blog, il sito e la nostra pagina Facebook. Come al solito trovi i link nella descrizione qui sotto. Di trovare il luogo geometrico di quei punti che formano triangoli aventi area uguale a 5 coi punti A e B, A di coordinate meno 1, 2 e B di coordinate 3, meno 3.
Ecco, visualizziamo con un disegno, vediamo cosa dobbiamo aspettarci. Ecco, immaginiamo che sia questo un punto che forma con A e B questo triangolo di area 5, perché supponiamo che questa lunghezza, la base, per l'altezza diviso 2 faccia appunto 5 qui nel disegno. E allora anche questo punto formerà con A e B un triangolo, questo qui, che ha la stessa base e la stessa altezza relativa a questa base. Quindi anche questo triangolo avrà, per l'ipotesi che abbiamo fatto, avrà area uguale a 5. Quindi tutti i punti che stanno su questa retta parallela ad AB faranno parte di quel luogo geometrico che stiamo cercando. Ma anche a sinistra, in questo semipiano al di qua della retta AB, abbiamo la stessa situazione. Questo punto forma con A e con B questo triangolo, la cui area appunto è uguale a 5, perché abbiamo la stessa base e la stessa altezza di prima. Anche questo punto, stessa cosa. Quindi in questo semipiano avremo questa retta parallela al segmento AB e anch'essa comporrà il luogo geometrico che stiamo cercando. Quindi quello che ci aspettiamo è di trovare due equazioni relative a due rette parallele, entrambe, questa e questa, parallele al segmento AB. Ecco, partiamo dal punto generico P di coordinate XY, che forma coi punti A e B un triangolo di area uguale a 5. La distanza H del punto P dalla retta su cui giace il segmento AB deve essere tale che S, l'area della superficie del triangolo, sia uguale a un mezzo. Dicevo, deve essere tale che l'area della superficie del triangolo ABP, che è data da base per altezza diviso 2, quindi base per altezza diviso 2, sia uguale a 5. Ecco, troviamo l'equazione in forma implicita della retta AB. Applichiamo questa formula e scriviamo in questo modo. Qui y con 2 è l'ordinata del secondo punto, scegliamo come secondo punto il punto B, quindi qui dobbiamo mettere meno 3 e qui meno 3. Ecco qua. E y con 1 è l'ordinata del primo punto. Come primo punto abbiamo scelto il punto A, quindi l'ordinata del primo punto è 2, quindi dobbiamo togliere l'ordinata del primo punto, quindi meno 2, uguale a x meno che cosa? L'ascissa del secondo punto, 3, che poi si ripresenta qui al denominatore, meno l'ascissa del primo punto, meno x con 1, ma l'ascissa del primo punto è meno 1. Quindi facciamo un po' di conti e otteniamo che questa è l'equazione in forma implicita della retta AB. Ora possiamo scrivere la distanza del punto P generico di coordinate XY, la distanza dalla retta AB. Applicando la formula ci permette di calcolare la distanza di un punto da una retta. La formula è questa, l'abbiamo già visto, in cui A è 5, B è più 4 e C è meno 3. X con 0 e y con 0 sono rispettivamente x e y, le coordinate del punto P generico. Ecco ragazzi, potete cercare all'interno di questa playlist il video che ho realizzato proprio su questa formula. Facciamo le sostituzioni, la nostra distanza h, quindi scriviamo h uguale, al posto di a mettiamo 5, al posto di x con 0 mettiamo x più 4 per y e qui meno 3, perché al posto dobbiamo aggiungere c, quindi dobbiamo aggiungere meno 3 e qui mettiamo un meno. Tutto in modulo diviso la radice quadrata di a quadro, quindi 5 al quadrato più b, ma b è 4 al quadrato. Quindi scriviamo h uguale a modulo di 5x più 4y meno 3 fratto 25 più 16 41, quindi radice di 41. Adesso imponiamo che la base AB per l'altezza h diviso 2 sia uguale a 5, che è l'area del triangolo. H l'abbiamo determinata, è questa. Calcoliamo AB, che è la distanza tra A e B, con la nota formula. Applicando la formula troviamo che AB, questa base qui, è uguale proprio a radice di 41. Ecco, abbiamo calcolato la lunghezza della base. E ora applichiamo questa formula, base per altezza diviso 2. Ecco, S è l'area, è data da un mezzo per la lunghezza della base, AB, per H. Questo prodotto deve essere uguale a 5. Ecco, semplifichiamo e otteniamo che questo modulo è uguale a 10, perché non facciamo altro che moltiplicare per 2 questo primo membro e questo secondo membro. Poi, visto che questo modulo è uguale a 10, l'argomento qui dentro, 5x più 4y meno 3, può essere 10, perché modulo di 10 fa 10, oppure questo argomento può essere meno 10, perché modulo di meno 10 fa 10. Da qui
e da qua otteniamo le equazioni delle due rette che ci aspettavamo. Ecco, scrivendo meglio le equazioni delle rette, abbiamo 5x più 4y meno 13 uguale a 0 e 5x più 4y più 7 uguale a 0. Ecco, queste sono le equazioni delle rette parallele tra loro e parallele al segmento AB. Ecco, se portiamo tutte le equazioni in forma esplicita, otteniamo queste tre equazioni e tutte e tre hanno lo stesso coefficiente angolare, che è meno 5 quarti. Quindi è evidente che siano tutte e tre parallele. Comunque il luogo geometrico che stiamo cercando è l'unione di queste due rette. Il terzo esercizio, che è particolarmente interessante, ci chiede di determinare il luogo geometrico di quei punti che hanno coordinate della forma 2 meno 1 su k come ascissa e 3 su k più 1 come ordinata, con k diverso da 0 perché non possiamo dividere per 0. Ecco, spieghiamo un po' meglio. K varia, assume tutti i possibili valori reali, positivi o negativi, tranne lo 0, perché appunto non si può dividere per 0. Quindi al variare di k otteniamo infiniti punti, un punto per ogni valore di k diverso da 0. Ecco, la domanda è: di quale insieme di punti si tratta? Se facciamo disegnare ad un computer tutti questi punti P che hanno coordinate fatte in questo modo, quindi se facciamo disegnare ad un computer tutti i punti P che hanno coordinate di questo tipo al variare di K, che luogo geometrico otteniamo? Che curva otteniamo? Curva tra virgolette. Beh, una retta, direte voi, visto che questo video si trova nella playlist dedicata alla retta. Sì, si tratta di una retta, ma quale retta? Vediamo come fare. Scriviamo che x, l'ascissa del punto generico, è uguale a che cosa? 2 meno 1 su k. E poi y, l'ordinata del punto generico, è uguale a 3 su k più 1. Ora, se vogliamo trovare il legame tra l'ascissa x di p e la sua ordinata, dobbiamo in qualche modo far sparire, tra virgolette, il parametro k. Ecco, adesso vi mostro come fare a far sparire k. Ecco, dalla prima relazione ricaviamo 1 su k. 1 su k è uguale a 2 meno x, da qua. Dunque, nella seconda relazione possiamo scrivere, visto che 3 su k lo possiamo vedere come 3 per 1 su k, al posto di 1 su k mettiamo 2 meno x. Quindi riscriviamo questa relazione in questo modo, che è uguale a 3 per 1 su k, ma 1 su k è 2 meno x più 1. Facciamo i conticini e otteniamo y uguale a meno 3x più 7. Y uguale a meno 3x più 7 è proprio l'equazione di una retta in forma esplicita. Equazione che esprime il legame tra l'ascissa x di P, del punto generico, e la sua ordinata. Ora però dobbiamo domandarci se l'ascissa x del punto P può assumere qualsiasi valore reale. Ecco, supponiamo di sì, cioè che x uguale a 2 meno 1 su k possa assumere un qualunque valore reale r. Quindi scriviamo 2 meno 1 su k uguale a r, dove r, lo ripeto, è un qualunque numero reale. Quindi se ammettiamo che l'ascissa di p è 2 meno 1 su k, se ammettiamo che sia uguale a r, dove r è un numero reale qualunque, otteniamo che 1 su k è uguale a 2 meno r, di conseguenza k è uguale a 1 su 2 meno r, perché se facciamo il reciproco di 1 su k, che viene k, dobbiamo fare anche il reciproco di 2 meno r, e viene 1 fratto 2 meno r. Ecco, notiamo che r deve essere diverso da 2, quindi r diverso da 2. Quindi l'ascissa x di p non può valere 2, quindi scriviamo x diverso da 2. Infatti, chiediamoci per quale valore del parametro k l'ascissa x di p, che è 2 meno 1 su k, è uguale a 2. Quindi scriviamo 2 meno 1 su k uguale a 2. Quindi ci stiamo chiedendo per quale valore di k questa x del punto generico è uguale a 2. Quindi risolvendo questa equazioncina abbiamo che meno 1 su k è uguale a 0. Per quale valore reale di k meno 1 su k è uguale a 0? Per nessun valore reale di k. In altre parole, non c'è valore di k per cui l'ascissa di p sia uguale a 2. Quindi dobbiamo scrivere che x è diverso da 2. Ora, il punto sulla retta di ascissa x uguale a 2 è il punto di coordinate 2, 1. Se 2 lo mettiamo qua, otteniamo meno 3 per 2, meno 6, più 7, 1. Quindi questo punto è il punto di coordinate 2, 1, che non può stare sulla retta, il luogo geometrico. Quindi il luogo geometrico è sì questa retta, ma bucata proprio qua. E quindi dobbiamo fare un buchino in corrispondenza del punto di coordinate 2, 1. Questo punto
manca. Il quarto esercizio ci dice che una coccinella si muove su un piano cartesiano rispettando le seguenti leggi del moto lungo l'asse X e lungo l'asse Y. La posizione della coccinella lungo l'asse X varia secondo questa semplice legge X di T uguale a T, mentre la posizione della coccinella lungo l'asse Y varia secondo questa legge T-3, quindi Y di T uguale a T-3. La domanda è: che traiettoria descrive la coccinella nei primi 5 secondi? Beh, prima di tutto vediamo che nell'istante T uguale a 0, quindi nell'istante che per noi è quello iniziale, la scissa del punto in cui si trova la coccinella è uguale a 0, mentre l'ordinata del punto in cui si trova la coccinella è uguale, se T uguale a 0, a meno 3. Quindi nell'istante iniziale T uguale a 0, la coccinella si trova nel punto di coordinate 0-3. Quindi mettiamo la coccinella qua. Ecco, ora potremmo calcolare il punto in cui si trova al tempo T uguale 5. Mettendo, se T uguale a 5, mettendo 5 al posto di T, otteniamo che X di 5 è uguale a 5 e Y di 5 è uguale a 5-3. 5-3 è uguale a 2. Dunque la coccinella dopo 5 secondi sarà nel punto di coordinate 5,2, sarà in questo punto, che è indicato con P con F, che sta per punto finale, e P con I punto iniziale. Ora la domanda è negli istanti intermedi tra 0 e 5, dove si trova l'insetto? Perché qui abbiamo disegnato il punto in corrispondenza di T uguale a 0 e il punto in corrispondenza di T uguale a 5, ma qual è la sua traiettoria? Sarà questa? Sarà questa? Oppure sarà un segmento così? Ecco, la risposta possiamo ottenerla manipolando opportunamente le leggi del moto. X uguale T e Y uguale T-3. Siccome vogliamo sapere la traiettoria, che è l'insieme dei punti P di coordinate XY occupati dalla coccinella, ci serve, se possibile, l'equazione di questa traiettoria, cioè la relazione tra la scissa X e l'ordinata Y di ciascun punto in cui la coccinella si trova nel tempo. Dobbiamo, per così dire, far sparire il parametro T da queste due relazioni. Come? Poiché T è uguale a X, noi al posto di questo T possiamo mettere X e troviamo Y uguale a X-3. E questa è l'equazione di una retta, se non teniamo conto della limitazione per T. La limitazione è che T sia compresa tra 0 e 5, estremi inclusi. Questa limitazione per T ha ovviamente una ricaduta sulle limitazioni per X, poiché X è uguale a T, sia che anche X è compresa tra 0 e 5. Ovviamente con le unità di misura appropriate, T è il tempo, è espresso in secondi, X ed Y invece in metri. Ecco, disegniamo la traiettoria della coccinella sapendo che X è appunto compreso tra 0 e 5. La traiettoria descritta dalla coccinella si trova sulla retta Y uguale X-3. La retta di cui stiamo parlando è questa, l'ho disegnata, e questo segmento che unisce la posizione iniziale a quella finale è la traiettoria della coccinella, mentre si sposta nell'intervallo 0-5 secondi. Qui si trova quando T è uguale a 0 e qui quando T è uguale a 5, camminando proprio su questo segmento. Il quinto ed ultimo esercizio di questo video ci chiede di determinare le equazioni delle bisettrici degli angoli formati da queste due rette R ed S, che sono incidenti, ed hanno queste equazioni. La retta R ha questa equazione, data in questa forma qua, in forma comunque implicita, e la retta S ha questa equazione in forma esplicita. Diciamo subito che esiste una formula che si può ricavare, una formula per determinare le bisettrici che stiamo cercando, partendo dalle equazioni delle due rette incidenti. Per questo motivo non ci sarebbe bisogno di disegnare le rette, ma per avere le idee ancora più chiare, disegniamo le due rette. Per disegnare la retta R possiamo trasformare questa equazione nella forma esplicita. Quindi facciamo la nostra tabellina, scegliamo due punti. Il primo punto di ascissa 1, l'ordinata corrispondente 0, perché mettiamo 1 qui al posto della X, meno 3 quinti per 1, meno 3 quinti più 3 quinti 0. Poi scegliamo meno 2, lo mettiamo al posto della X, abbiamo 6 quinti più 3 quinti che fa 9 quinti. Quindi l'altro punto ha coordinate meno 2, 9 quinti. Ecco, qui disegniamo il primo punto di coordinate 1, 0 e qui il secondo punto di coordinate meno 2, 9 quinti, che è poco meno di 2. Questa è la retta R. La seconda retta S è perpendicolare alla prima, a R. Perché?
perché il prodotto tra i due coefficienti angolari, meno 3 quinti e 5 terzi, il prodotto fra questi due coefficienti angolari fa meno 1. E questa, vi ricordate, è la condizione di perpendicolarità. Poi la retta S, oltre ad essere perpendicolare alla retta R, passa per il punto di coordinate 0, 1 terzo. Ricordate? Questo 1 terzo più 1 terzo è Q. E Q è l'ordinata del punto di intersezione tra la retta e l'asse Y. Quindi 0, 1 terzo lo disegniamo. E questo punto qua, più o meno a quota 1 terzo. E questa è la retta S perpendicolare alla retta R. Dunque, in base al disegno che abbiamo fatto, le bisettrici di cui determineremo le equazioni sono queste. Questa qui che ho disegnato in verde e questa qua che ho disegnato in arancione. Ecco, come vedete, questo angolo è congruente a questo e questo angolo è congruente a questo. Per determinare le equazioni di queste due bisettrici applichiamo la formula che ho riquadrato qui. Ecco, nei libri normalmente si trova la formula con i moduli al primo e al secondo membro. Io ho già sciolto i moduli e ho messo più o meno. Ecco, questa formula la applichiamo quando abbiamo le due rette incidenti, le equazioni delle due rette incidenti in forma implicita. Bene, le nostre rette, le nostre due rette, questa e questa, hanno rispettivamente queste equazioni in forma implicita. Quindi questo A vale 3, questo B vale 5, questo C vale meno 3, e questo A' è 5, B' meno 3 e C' 1. Quindi nella formula andremo a fare queste sostituzioni. Abbiamo A, B e C, A', B' e C', e quindi al posto di A, B, C, A', B' e C' metteremo 3, 5 meno 3, 5 meno 3 e 1. Ecco, facciamo un po' di conticini, scriviamo meglio questa duplice equazione, una volta consideriamo il segno più e una volta consideriamo il segno meno. Ci aspettiamo ovviamente due equazioni, un'equazione per questa bisettrice e un'equazione per quest'altra bisettrice. Ora ci accorgiamo che qui al denominatore del primo membro abbiamo radice di 9 più 25 e qui lo stesso, radice di 25 più 9, quindi abbiamo radice di 34 qui e qua. Quindi moltiplichiamo ambo i membri, primo e secondo membro, per radice di 34 in modo da mandare via questi due denominatori. E quindi otteniamo 3x più 5y meno 3 uguale a più o meno, tra parentesi, 5x meno 3y più 1. Quindi una prima equazione la si ottiene prendendo il segno più, la seconda equazione si ottiene prendendo il segno meno. E quindi abbiamo, prendendo il segno meno, abbiamo questa equazione che, scritta meglio, viene 8x più 2y meno 2 uguale a 0. Prendendo il segno più, abbiamo questa equazione, scritta meglio, viene 2x meno 8y più 4 uguale a 0. Ora, ci accorgiamo che possiamo dividere primo e secondo membro per 2, e anche qui, primo e secondo membro per 2, e otteniamo 4x più y meno 1 uguale a 0, che ho scritto in arancione perché? Perché il suo coefficiente angolare è m è uguale a meno 4, e questo coefficiente angolare negativo sta a indicare quella retta che forma con un angolo ottuso. Quindi tra le due bisettrici, quella che forma un angolo ottuso è questa qui, arancione. Ecco, questo è l'angolo ottuso. Poi l'altra viene x meno 4 y più 2 uguale a 0, che ho scritto in verde perché il suo coefficiente angolare è uguale a un quarto, è positivo questo coefficiente angolare, quindi si riferisce alla pendenza di questa retta verde, di questa bisettrice verde, che forma un angolo acuto. Bene, ricordati di fare il test di autovalutazione su questo argomento. Trovi il link qui sotto in descrizione. Adesso, se hai trovato utile questa video lezione, ti invito nuovamente a iscriverti a questo mio canale YouTube usando il link che trovi qui sotto in descrizione, in modo da rimanere aggiornato sui miei nuovi video che arriveranno. E mi farebbe molto piacere se tu, a tua volta, invitassi le persone che conosci ad iscriversi. Inoltre voglio invitarti a fare clic sui link che ho riportato per te nella descrizione qui sotto e a curiosare tra tutte le altre risorse che abbiamo realizzato. Visita il nostro blog, il sito e la pagina Facebook. Se hai domande, dubbi, osservazioni, non esitare a lasciarci i tuoi commenti. Se ti è piaciuto il video, condividilo e clicca su mi piace. Grazie, il test ti aspetta, trovi il link qui sotto. Al prossimo video, ciao!